Abbate a un nuovo appuntamento con Orobi Extra. Con giugno riprende la stagione delle escursioni e dei rifugi e torna anche quest'anno una bella iniziativa: Gira Rifugi e Alpeggi, un incentivo in più ad andare in montagna e a visitare le nostre strutture. Sono 180 quelle che eh, sul nostro territorio, sul territorio lombardo, che aderiscono quest'anno. Ci racconta tutto Elena Marinoni, responsabile della comunicazione di Rifugi di Lombardia. Ben ritrovata! Ciao, ciao a tutti! Siete pronti? <ride> sì, siamo pronti. Come mh, tutti, tutti gli escursionisti abbiamo un piede nella primavera e un piede nell'estate, pronti a vivere insomma le nostre montagne. Molti dei nostri rifugi di Lombardia in questo momento sono impegnati nelle riaperture, eh, messi un po' a dura prova da questo, da questo tempo un po' ballerino, ma fa parte del gioco e quindi man mano i rifugi insomma dal 12 giugno in poi cominceranno ad aprire fino ad arrivare poi al 17 giugno con le aperture diciamo di tutti i 180 rifugi. E grazie a Giro Rifugi Alpeggi l'invito invito appunto ed andare a trovarli. Assolutamente, ti do soltanto qual qualche numero, abbiamo 5 province, 6.700 sentieri segnati, tantissime vette e appunto i rifugi, due parchi nazionali, tantissimi laghi da scoprire e il concorso Gira Rifugi Alpeggi nasce proprio per questo scopo, per scoprire in modo divertente oltre i, i rifugi insomma, che danno ospitalità e ehm, permettono eh, proprio di vivere l'atmosfera tipica, anche di ehm, scoprire questo territorio meraviglioso. Basta eh, diciamo così insomma accumulare 25 casette, io ricordo che due le trovate insieme alla scheda sul numero di giugno di Orobie. Sì, ringrazio innanzitutto Robie sempre per, la, per supportarci in questo concorso ricordo che l'iniziativa è promossa da ERSAF, da Regione Lombardia con il supporto di DF Espo Specialist e da quest'anno Crazy, Crazy Sport che sono diciamo, i partner per i nostri premi eh, il concorso è molto semplice basta eh, avere la, questa tessera che è possibile trovarla, come hai detto tu sul sul, eh, sul magazine Robie eh, online, sul nostro sito oppure nei numerosi rifugi e, eh, e apt di tutta la Lombardia e scegliere quali appunto la, la meta e andare nei rifugi e farsi timbrare la tessera il completamento dei 25 punti sia poi eh, diciamo si vince eh, tre, eh, tre premi che sono o un formaggio d'alpe offerto dai, dagli alpeggiatori oppure un buono pernottamento o un gadget tecnico si conquistano un numero diverso di casette in base alla difficoltà? Assolutamente sì, assolutamente sì, è stato fatto apposta, quindi diciamo per i rifugi eh, dove c'è più sforzo, l'escursionista giustamente viene premiato molto di più, da uno a tre casette. E i tempi poi quali sono? Eh, diciamo che fino il concorso parte dal primo giugno fino al uh, 30 settembre, dopodiché il concorso finisce perché si va a chiudere l'estate e poi dopo la tessera va, va inviata online uh, eh, sul nostro sito. Non è l'unica iniziativa per quest'estate. No. No, assolutamente, ce ne sono tantissime ne abbiamo eh, accanto al Gira Rifugi vediamo il concorso Montagne Golose promosso insieme a Rite Sport. ogni settimana eh, su Instagram noi lanciamo un tema, un tema, tema diciamo montano, che sia amicizia laghi alpini, tramonti le persone eh, non devono fare altro che scattare le fotografie ovviamente in Lombardia, taggarle con l'hashtag Montagne Golose o Rifugi di Lombardia e a fine settimana, ogni settimana dal 20 6 giugno fino al 17 settembre, eh, ogni settimana abbiamo un vincitore eh, che viene premiato con una fornitura di cioccolato in montagna utile per le escursioni. Accanto a questa, poi abbiamo dal 25 giugno eh, fino a settembre torna il, la rassegna Sapori di Valle Camonica, dove è un calendario eh, dedicato esclusivamente ai rifugi di Brescia per la promozione del formaggio silter, Quindi ci saranno eh, tutta una serie di iniziative enogastronomiche che vedranno protagonisti i nostri rifugi di Brescia e, e poi ovviamente i singoli rifugi eh, hanno come ogni anno ha organizzato tantissime iniziative, dal Summer Festival, dal, um, dal Cinema Sotto le Stelle, le serate di, le, di lettura, eh, le corse in montagna, eh, i rincontri di yoga. Sono davvero tantissimi eh, gli eventi che ogni anno si vanno ad aggiungere e quindi offrono al, all'escursionista un motivo in più eh, per scoprire, per andare a vedere le montagne di Lombardia e i suoi rifugi. Eventi che voi riportate eh, anche sul vostro sito che si può quindi consultare per sapere che cosa succede soprattutto nei fine settimana e poi nel pieno dell'estate. Sì, sì, ehm, il nostro consiglio è quello di rimanere sempre diciamo, aggiornati seguendo la nostra pagina Instagram, la nostra pagina Facebook. Eh, noi ogni settimana cerchiamo di raccontare, dare spazio ai rifugi, ehm, ispiriamo le persone eh, con i sentieri e ogni giovedì escono diciamo, gli eventi della, della settimana. Quindi proprio il nostro invito non solo a seguire, ma anche di raccontare per tutta estate ehm, attraverso l'hashtag Rifugi Lombardia eh, le proprie avventure in montagna che noi condividiamo molto volentieri. Dicevi prima un piede nella primavera, uno nell'estate, è stata anche un inverno e una primavera sono stati particolari dal punto di vista meteorologico, però anche i rifugi che hanno tenuto aperto quest'inverno hanno avuto comunque ottime presenze. Diciamo che la frequentazione della montagna e dei rifugi sta sempre più crescendo. Assolutamente. Eh, dopo il Covid c'è stata, secondo me, una riscoperta ancora maggiore eh, del rapporto con la natura. C'è tanta voglia di immergersi nella natura. La natura, come sappiamo bene, è, è, una, è, un, un importante, è, è importante per noi, no? ci fa sentire bene. E c'è stata una riscoperta del tempo lento, dell'aria dell aperta, e ci si è resi conto che le montagne di Lombardia, davvero a due passi da noi, sono meravigliose, sono tutte da scoprire, e quindi eh, c'è proprio la voglia di stare insieme. E qui mh, eh, torna protagonista appunto il rifugio, che è un luogo di arrivo, un luogo di partenza verso nuove escursioni, ma anche un luogo di condivisione. E sempre di più abbiamo mh, nuove persone che eh, iniziano a scoprire la montagna e iniziano anche a. a cosa sono i rifugi quindi il nostro invito è um, oltre che eh sicuramente scegliere delle mete adatte eh, alla propria esperienza, ricordarsi sempre che la montagna è severa, quindi ehm, di preparare bene lo zaino, ehm, cercare di capire dove si va, guardare sempre il meteo e chiedere consiglio al rifugista eh, se si vuole intraprendere un nuovo sentiero. Questo è molto importante, la montagna è per tutti e la montagna ti accoglie, però è sempre severa, quindi va rispettata assolutamente e va anche, mh, va anche cercato proprio il percorso adatto alle proprie esigenze. Quindi il nostro invito ecco, è proprio quello di frequentarla con i piedi e con la testa. E sia nei rifugi che negli alpeggi, protagonisti appunto di Rifugi e Alpeggi, questa iniziativa, l'ha anche la possibilità, eh, lo accennavi anche tu prima, di scoprire, di gustare i prodotti locali. Sì, assolutamente. L'alpeggio è un ecosistema molto particolare, molto fragile, ma che è molto legato eh, al mondo rifugi. Ciò che assaporiamo, che eh, gli escursionisti assaporano nei, diciamo, nelle tavole dei rifugi, eh, sono mm, prodotti del territorio, prodotti a chilometro zero, tra cui formaggi eh, curati da, da, dai nostri pastori. Quindi ehm, il nostro consiglio è non soltanto scoprire il rifugio, ma anche fermarsi. nel le malghe, ehm, guardare il lavoro degli alpeggiatori, assaggiare e comprare i loro formaggi eh, perché ehm, diciamo che è tutto un ecosistema, è un circolo che ehm, lavora in sinergia. Grazie, grazie a Elena per essere stata con noi e buona stagione. Grazie mille a voi, grazie mille e buona estate, buona montagna a tutti. Ci fermiamo qualche istante e diamo spazio alla pubblicità. Siamo di nuovo insieme a Robbie Extra, anche quest'anno sono stati assegnati i premi ai giovani imprenditori di montagna, un'iniziativa voluta dal CAI di Bergamo nell'ambito del progetto Save the Mountains. I premi, i riconoscimenti in denaro sono andati a giovani dei comuni di Rovetta, Dossena e Vilminore, un sostegno a chi rimane a lavorare in montagna e in questo modo la tiene viva e in salute. Il nostro direttore Paolo Confalonieri li ha intervistati, sentiamo insieme le loro testimonianze. Conosciamo meglio i vincitori del primo premio dell'edizione 2023 del bando per i giovani imprenditori di montagna del CAI di Bergamo, vale a dire l'azienda agricola Olpagher di Castione della Presolana. Di che cosa si tratta? Ciao, innanzitutto mi presento. Io sono Federico Grassi. Io sono Giulia Percassi. La nostra azienda nasce appunto in Val di Tede, eh, nel, sotto comunicazione presolana, in questa zona fortemente naturalistica che va da onore fino ai piedi della, del Monte Pora. La nostra azienda nasce appunto in questa vecchia cascina del Settecento, una ex maga che noi abbiamo. Le... Man mano ripreso soprattutto a livello edilene, l'abbiamo sistemata e l'abbiamo adibita appunto a stalla per poter portare avanti la nostra forma di allevamento, principalmente ovicaprino. E questa zona, come dicevo, fortemente naturalistica, è risultata sin da subito difficoltosa a livello di accesso, soprattutto poiché mancavano tutti i servizi, appunto a partire dall'accesso fino all'allacciamento alla rete idrica ed elettrica, il che ha reso. La, diciamo questo tipo di attività un, un po' ostacolata sin dall'inizio. Eh, abbiamo voluto lo stesso portare avanti poiché questo posto così incontaminato eh, ci ha fatto subito credere in questo progetto appunto allevatoriale che poteva avere degli sbocchi di tipo turistico importanti poiché questa valle è poco conosciuta nonostante resti sotto un comune importante turistico come Castiglione della Presolana. E poteva essere eh, un punto di partenza per appunto chi gli amanti della natura, gli amanti della montagna, per conoscere la zona e raggiungere mete come il Monte Pora, come il Passo della Presolana, come Bossico, comunque molto vicine. Eh, appunto, la nostra attività allevatoriale si basa sull'allevamento, eh, non solo di ovi caprini, e lascerò a Giulia spiegare appunto, di cosa si tratta. Ecco, allora, la nostra... noi ci occupiamo principalmente di allevamento di capre da latte, di razza Sanen, e al momento sono 35 capre in lattazione, più tutte le piccoline, e della conseguente produzione di formaggio di capra. Oltre alle capre abbiamo un piccolo allevamento di asini, e abbiamo due cavalli che ci aiutano eh, nella gestione del pascolo, e quindi ci aiutano a, rimane... a mantenere... Le zone inaccessibili che tenderebbero all'imboschimento invece a prato e quindi a facilitarne un po' anche lo sfalcio durante la stagione estiva. Abbiamo anche un piccolo allevamento di galline e di quaglie che razzolano libere nel bosco e in uno spazio messo in sicurezza per loro e questa cosa ci consente di vendere poi le uova nostrane. Oltre a questo, per passione abbiamo anche un piccolo amatoriale allevamento di cani di razza lupo cecoslovacco. Qual è il futuro? Come vedete il futuro vostro, innanzitutto, e poi dell'allevamento in montagna? Allora, l'allevamento in montagna va un po' secondato, a nostro parere, nel senso che. Eh, ovviamente a livello produttivo risulta molto eh, più complicato rispetto all'allevamento in pianura, soprattutto per la necessità di reperire foraggi e materie prime per sostentarlo. Eh, mantiene però un valore aggiunto rispetto al all'allevamento che può avere in pianura e su più larga scala, poiché c'è una maggiore attenzione soprattutto al capo e al benessere animale. E anche il prodotto finale appunto, che si trae dall'allevamento. In montagna abbiamo appunto la possibilità di ottenere delle materie prime qualitativamente superiori a quelle che possono essere prodotte magari su più larga scala in pianura e ci consente di arrivare a eh, avere un formaggio qualitativamente superiore a quello che può essere un formaggio industriale o che possiamo trovare al supermercato, proprio per la selezione che possiamo fare nell'alimentazione animale. I nostri prodotti ehm, a breve saranno disponibili in uno spazio agricolo che stiamo momentaneamente sistemando e apriremo eh, presso il nostro paese, quindi a Rovetta. E, ecco, venite a trovarci. Complimenti per il vostro premio e il vostro futuro lo vedete in Alta Valseriana. Ovviamente sì, eh, questa scelta è stata dettata proprio per l'amore che abbiamo per i nostri posti. Ovviamente la tentazione di andare via e poter fare le cose più in grande, diciamo, tenta un po' tutti, però l'amore per i nostri paesi diciamo, è un qualcosa di insostituibile e pensiamo che sia il punto da cui partire, soprattutto in questa attività. Valentina Bettineschi si è giudicata il terzo premio del bando 2023 per i giovani imprenditori di montagna. Valentina, qual è la tua attività in quel Divin Minore di Scalve? Eh, sì, mi occupo di decorazione artistica, eh, quindi mi occupo di eh, valorizzare esteticamente ambienti interni ed esterni piuttosto che oggetti. E, mh, Praticamente è sempre stata una passione che ti ha accompagnato, questo della decorazione, dell'arte. Quindi, finché tu hai memoria, ricordi di aver avuto a che fare con l'illustrazione, e con i disegni. Esatto, sì. Eh, da che ne ho memoria, appunto, probabilmente dai tempi dell'asilo, ho avuto questa passione e propensione per, per il disegno. Ho avuto la, la fortuna, grazie a insegnanti e ai miei genitori che mi hanno sempre spronato e supportato, di farne poi un percorso percorso artistico e quindi ho frequentato il liceo artistico e l'Accademia di Belle Arti dove mi sono appunto laureata in decorazione artistica. Praticamente realizzi dipinti esterni sulle pareti degli edifici, ricavi immagini sacre ma anche dedicate al paesaggio alpino, alla flora, alla fauna, quindi davvero un'attività che poi ti impegna anche per esempio negli acquarelli, nei ritratti. Molto versatile. Esatto, sì. E molto richiesta è quella dell'acquerello con gli scorci della valle di Scalve. Esatto, sì. Eh, sono appunto questi scorci dei, dei paesi della, della valle, eh, di cui appunto ne do un'interpretazione magari anche diversa dal solito, con colori particolari. E per, per qualche anno, diciamo, questi acquerelli sono stati la copertina di un notiziario eh, della valle. E... e poi richiesto anche dai turisti che vogliono portarsi a casa un pezzo di valle Esatto Un lavoro è dedicato in particolare al centenario del disastro della diga del Gleno e quindi hai realizzato proprio un'opera che vuole mettere assieme sì l'aspetto paesaggistico ma anche l'aspetto storico ma anche la ferita tuttora aperta eh, che nonostante trascorrere del tempo rimane in Valle di Scalve Esatto, sì, diciamo che anche quello è un acquarello che ho realizzato in realtà nel, nel 2020, eh, solo l'anno seguente eh, l'ho diciamo, ripreso in mano e mh, sopra questo acquarello ho realizzato un'illustrazione di, di due mani. Che con un filo rosso provano a diciamo ricostruire eh, quella che è la, la ferita che ancora oggi si vede della, della diga, appunto, dove si è, si è rotta. Quindi i ruderi che vengono come strutturati da questo filo rosso della memoria. Esatto. E praticamente questo dipinto vuole essere un po' il tuo amaggio alla tua terra, a Vilmino di Scalve, dove tu lavori. Ma in pratica il premio del CAI premia appunto i giovani imprenditori di montagna. Una giovane come te che lavora, diciamo così, in questo lembo eh, della periferia della terra bergamasca, a Vilminore, quindi in Valle di Scalve, siamo proprio tra le montagne, vicino alla presolana. Sì, è difficile, eh, nel senso che vabbè, comunque il mondo è, è più piccolo, eh, quindi. Mh, la, la richiesta è diciamo, anche, anche limitata, eh, anche se mh, ho la fortuna che eh, vivere in montagna vuol dire anche avere questa tradizione di, di dipingere eh, la propria casa con scene, scene appunto di flora e fauna alpina piuttosto che mh, santi protettori fuori dalle baite, eccetera. La difficoltà è appunto anche per la reperibilità dei, dei materiali perché non, non ci sono comunque colorifici ben forniti nelle, nelle vicinanze e, e quindi insomma e non è così facile come no, per esatto. altri, o anche se si deve appunto partecipare a qualche incontro, a qualche riunione, a qualche promozione, bisogna prendere la macchina e viaggiare. Sì, esatto. Diciamo che noi Scalvini siamo. Siamo abituati a, a macinare chilometri su chilometri per, per svariati motivi. Ma il tuo futuro lo vedi comunque nelle terre alte? Lo vedi a Vilminore in Val di Scalve? Eh, sì, per il momento lo vedo, lo vedo a Vilminore di Scalve, sì. È tutto per questa puntata di Orobia Extra. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Ci vediamo la prossima settimana.